non sta bene? Posso aiutarla? Cosa? Le ho chiesto se posso aiutarla. No, grazie. Grazie. Ma lei può appena reggersi in piedi. Dove siamo qui? Nella Hans Baselstrasse. Ah, già, è vero. È vero. La ringrazio. Dove l'accompagno? Ma mi lascia in pace. Stia calma. Voglio solo aiutarla. Non si preoccupi, sono della polizia. Dove abita? Lì, in quella casa. Venga. Che cosa ha fatto? Ma vorrei saperlo. Lei chi è? L'ho trovata in strada poco fa, non riusciva quasi a camminare. Sarà ubriaca? No, no, non credo. Cosa è successo, Martina? Telefono a un dottore. È ferita. La prego, non si preoccupi per me. Vorrei restare sola. Che aspetto aveva questa fanciulla inviata dal destino? Che aspetto vuoi che avesse? Si scioglieva in lacrime. Ma che cos'hai oggi? Le dirà lei stessa come si sente. Infatti deve andare in accademia. Accademia? Sì, di belle arti. È studentessa di pittura e grafica. Non vorrei disturbare, ma ero preoccupato per ieri sera. Anch'io. Martina? Sono già le 9. E poi c'è una visita per lei. Martina! Questo sì che sono pesante. Ma... permette? La chiave è dentro, quindi lei è in camera. Ma questo è strano. Chiude sempre a chiave? Ma no, è la prima volta che lo fa. Posso sfondare la porta? Ma certo. Si è saputo dove la ragazza ha trascorso la serata? So che è andata a trovare un amico, un compagno d'accademia. Allora, tu va a fargli un paio di domande. Avete per caso litigato? No, assolutamente no. È sicuro di non averla picchiata? No, ma chi le ha detto una cosa del genere? Martina? No. Lei non dirà più niente. È morta. Quasi certamente la ragazza è stata violentata. Quasi certamente. Come si chiama quel ragazzo? Schumann, Ulrich Schumann. La ragazza era consenziente. Si è divertita con i compagni. Divertita? Quella ragazza è stata violentata. Lo abbiamo accertato. E chi l'ha detto? Per sostenerlo occorre una dichiarazione, una testimonianza. Esiste? Chi l'ha fatta? È lei che lo dice? Lei era presente quando è stata violentata? O gliel'ha detto qualcuno? Senta, ispettore, Martina era innamorata di Ulrich. Questo lo sapevamo tutti. Lei non era il tipo di andare con un ragazzo tanto per passare una serata piacevole. Tra tutte noi era la migliore, la più sincera. Non possiamo fargliela passare liscia. Ti capisco. Ti capisco. È duro arrendersi all'evidenza. Ma bisogna? È già sul posto la scientifica? D'accordo, vengo. Non ti conviene levarti il soprabito. Dobbiamo andare via subito. Berger? Sì? Vieni con noi. Va bene. Che cos'è questa fretta? Ulrich Schumann è stato ucciso.
Una ragazza di media statura, snella, lunghi capelli biondi. Di che età circa? Questo non lo so, l'ho vista solo di spalle. Chi ha ucciso mio figlio? Non lo so, non ancora. Mi dispiace molto, avvocato Schumann. Per me, per noi tutte qui, è sicuro che Ulrich Schumann e i suoi due amici si sono buttati ubriachi su Martina e che non dicevano la verità quando affermavano di non averle usato violenza. E come se le hanno usato violenza? Hanno provocato la sua morte. Dov'era ieri sera verso le 10? A casa mia. Ah, davvero? Sì, ogni tanto le ragazze vengono a trovarmi. Vivo sola, capisce? E mi fa piacere ogni tanto ricevere visite di gente giovane. Anche lei è soddisfatta, sollevata, felice. Ha avuto quello che si meritava. Anche lui ha ucciso una persona. Oh, sì. Ognuno la pensa come vuole. No. Secondo me Ulrich Schumann ha solo pagato un conto che lui ormai non credeva più di dover pagare. Lei, signorina, non vorrà per caso proteggere le ragazze? O una ragazza? No. Non gliel'hanno chiesto loro di dire che stavano qui? No, no. Loro erano effettivamente qui ieri sera. C'erano tutte e tre. Noi abbiamo parlato di quella storia. Quella di Schumann o quella di Martina? Non mi farebbe questa domanda se avesse conosciuto Martina. Certo che la situazione è abbastanza complicata. Che cosa dovremmo fare? Chiedere una scorta alla polizia? Non vi sarebbe facile averla, ma probabilmente ne avreste bisogno. Accidenti, e tutto questo solo perché tre donne isteriche si sono messe delle idee in testa. E anche perché una quarta si è suicidata. Quella era una cretina esaltata. Ammazzarsi così è roba da deficienti. Mi dispiace dirlo, ma lei mi fa schifo. Io sono convinto che abbiano a che fare con l'omicidio di Schumann. Fermamente convinto. Inoltre le dirò che sono altrettanto convinto che l'alibi che lei ha fornito alle ragazze non sia vero. Sarebbe contento se le dicessi che mi dispiace quello che è successo con Martina. Ah, senti, senti. Questa ha quasi l'aria di una confessione. La prenda come cavolo le pare. Io la prendo bene, ma chi non so come la prenderà è il suo avvocato. Lei cosa ne dice, eh? Ok. Se decidete di uscire, voglio sapere dove andate. Le ragazze sono uscite con la macchina. Beh, e con questo? Berger dice che avevano una gran fretta. Pensi a un altro delitto? Chi può dirlo? Io vado. Qui Berger. Sono entrate nel garage sotterraneo della Lieberman. Sempre di fretta. Sono dalla Lieberman. Nel garage. No, no, rimani lì. Vengo io. Mi chiami l'auto 34. Harry, sei già lì? Bene, non ti muovere. Io vado dalla Lieberman. Anche lì succede qualcosa. Buonasera, è permesso? Dov'è la signorina Lieberman?
Era una cosa inaccettabile. Quelli non potevano cavarsela così. Non è lei che ha fornito un alibi alle ragazze, ma sono state loro a fornirlo a lei. Lei ha commesso un omicidio. Anche questo è inaccettabile. Non me ne pento.